Nuovo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela. Ci ritroviamo insieme in compagnia dell'avvocato Giuseppe Placentino, presidente dell'Associazione Difesa Salute, per parlare di temi relativi sia alla salute, ma anche, come faremo appunto in apertura questa settimana, di altre aree dell'ambito giuridico. Ben trovato, avvocato. Grazie Nicolo per l'invito. Dicevo appunto di altre aree, di altre situazioni. Parliamo di case popolari. Il problema di cui parlerò adesso dell'occupazione delle case popolari in maniera abusiva è un problema che riguarda quasi tutti i comuni della Puglia. Quindi parleremo in questo caso della Puglia, perché ci è arrivato proprio da Molfetta una segnalazione del signor Mauro Sciancalepole che mi ha detto proprio di voler essere indicato e quindi noi lo diciamo in nome di questo signore che si sta battendo per un alloggio per la sua famiglia. Visto la situazione di disagio familiare, ha una consorte gravemente invalida. Ovviamente noi in questo momento dobbiamo parlare di argomenti di carattere generale. Ho fatto menzione del signor Mauro perché Mauro ha sollecitato l'Associazione Difesa Salute e anche Telepadre Pio mandando un'email un po' di tempo addietro, perché il problema dell'abusivismo edilizio a Molfetta è un problema cogente che speriamo venga risolto quanto prima. Esistono in Puglia circa 60.000 alloggi di edilizia pubblica. Le ex IACP, Istituto Autonomo Case Popolari, adesso sono diventate agenzie per la casa. Nel caso di Molfetta, della città metropolitana di Bari, si chiama Arca Puglia Centrale, cioè l'agenzia regionale per la casa e l'abitare, quindi Arca Puglia Centrale. Ebbene, l'Arca Puglia Centrale gestisce circa 24.000 alloggi nella città di Bari e nell'Interland di Bari. Solo a Bari ci sono 12.000 alloggi. È un ente pubblico regionale molto importante, con un'autonomia organizzativa, gestionale, tecnica e contabile, che gestisce appunto questi alloggi. Ebbene, a Molfetta ci sono 8 alloggi di proprietà del comune di Molfetta che sono occupati abusivamente da chi non ha titolo e altri 8 che sono occupati sempre abusivamente, ma sono di proprietà dell'Arca Puglia Centrale. Quindi il problema è liberare questi alloggi. Ovviamente i politici si occupano di questo problema e negli anni si sono susseguite diverse sanatorie. Proprio nell'estate scorsa è stata presentata una proposta di legge, o meglio un disegno di legge per la riforma del patrimonio edilizio pubblico nella Regione Puglia. Questa riforma prevede una sorta di sanatoria. Però Difesa Salute, questo lo dico ai telespettatori, non essendo un partito politico, un movimento, non si occupa delle proposte o dei disegni di legge, come hanno fatto le opposizioni in Consiglio regionale. A noi interessano le leggi, cioè quando diventano normative vere e proprie. Non possiamo dare un giudizio su un qualcosa in fieri che non è stato ancora approvato. Quindi in Puglia il disegno di legge di riforma del patrimonio edilizio pubblico non è legge e quindi noi non andiamo, il sottoscritto quindi non va a valutare una proposta di legge. Fatta questa premessa che è importante, perché ovviamente la diatriba politica riguarda il fatto se sia legittima o meno questa forma di sanatoria. Noi ci scontriamo in Italia con due opposte esigenze. Da un lato l'esigenza alla casa, che è un diritto costituzionalmente garantito, dall'altra il diritto alla disabilità, perché spesso le persone che sono in graduatoria legittimamente vogliono la casa popolare che è occupata abusivamente perché hanno un diritto, il diritto al riconoscimento economico di un'abitazione, per esempio, per un familiare disabile. Quindi lo Stato ti deve aiutare. Ma dall'altro lato non bisogna soltanto colpire e mandare invettive nei confronti degli occupatori abusivi, perché spesso lo fanno anche per necessità. Esiste anche una occupazione illegale, però per necessità di chi non può. Va da sé che ci sono anche alloggi che sono occupate da persone malavitose che fanno la spola tra i carceri di Trani e gli immobili occupati in maniera abusiva.
occorre buon senso, una via di mezzo, e l'appello che io in questo frangente vorrei mandare ai politici è quello di usare in certi casi il pugno di ferro. Se non ci sono assolutamente i diritti, e di fronte a questa assoluta mancanza di diritti abbiamo di fronte un soggetto che occupa abusivamente per arbitrio, ma non perché non può, solamente perché utilizza la forza, magari perché è entrato in maniera arbitraria rompendo le serrature in un immobile, in quel caso lo Stato di diritto, che ha il monopolio anche della forza, deve intervenire. Ci sono invece casi in cui, e questo lo torno a dire, gli alloggi sono occupati per necessità, e in quel caso può andare bene anche una sanatoria, perché nel caso ad esempio dell'Arca Puglia Centrale ci sono 70 milioni di crediti per canoni non riscossi, quindi una somma enorme. Se quindi si va a sanare per i soggetti meritevoli, che purtroppo hanno dovuto necessità di entrare, va bene, purché magari ci sia la possibilità, ed è questo che va bene di quella proposta, di pagare il canone in 10 anni, quindi di legittimare l'occupazione abusiva. In altre parole, non esiste il bianco e il nero, esistono delle situazioni in cui non ci si può schierare né da una parte degli abusivi né dall'altra da chi ne ha diritto, bisogna vedere caso per caso. E quindi, ripeto, l'invito al comune di Molfetta è di verificare quanto prima la situazione di irregolarità e intervenire negli alloggi del comune di Molfetta. Per quanto riguarda l'Arca della Puglia Centrale, capisco che sono in attesa della riforma, che a breve, speriamo prima delle elezioni regionali, venga approvata, e in qual caso ovviamente c'è una ragione di questo ritardo da parte dell'Arca nel liberare quegli immobili che si trovano a Molfetta. Mentre per quanto riguarda gli immobili di proprietà del comune di Molfetta bisogna darsi una mossa, o agire, però le lamentele del comune di Molfetta sono che l'ufficio disabilità e delle case popolari non ha personale, bisogna decidere o agire in quella direzione oppure, come vuole fare la regione, attivarsi per una sanatoria. Delle due una, o agire o attivarsi per una sanatoria. Non è giusto che le famiglie di Molfetta siano in un limbo, in attesa di chissà di che cosa, senza un orizzonte chiaro. Un altro caso che vogliamo aprire quest'oggi, in questa nostra puntata, riguarda un altro ambito, non strettamente di diritto sanitario. Sì, diverse segnalazioni sono arrivate all'Associazione Difesa Salute dopo la crisi economica degli ultimi anni. I suicidi che ci sono anche stati perché la gente, gli imprenditori non ce la faceva a pagare i propri debiti. In quel caso è stato introdotto dal legislatore una legge molto importante, la legge sul sovraindebitamento, che è la legge numero 3 del 2012, del gennaio 2012. È stata anche definita legge salva suicidi. Questa legge è importante, la dovete conoscere, perché mentre prima la normativa riguardava soltanto i fallimenti, cioè quindi c'erano imprenditori che potevano fallire e in quel caso si, come dire, apriva un procedimento davanti al giudice del fallimento, del tribunale, ebbene con la legge numero 3 del 2012 è stato previsto un intervento anche per i professionisti, quindi anche commercialisti, ingegneri, avvocati, quindi i professionisti, i consumatori, quindi anche i privati, le imprese agricole o aziende agricole e anche gli imprenditori non fallibili. Quindi il legislatore è intervenuto anche sull'altra, come dire, parte dei soggetti sovraindebitati che non aveva nessuna tutela. Proprio l'articolo 6 della legge numero 3 va a normare, a definire il termine di sovraindebitamento, cioè quando c'è una sproporzione o totale o parziale tra il patrimonio e le disponibilità economiche, quindi non si riesce a far fronte alle obbligazioni quotidiane. In quel caso che cosa bisogna fare? Rivolgersi a un avvocato, il quale depositerà presso il tribunale dove avete la vostra residenza
una istanza per la nomina di un organismo di composizione della crisi, che può essere un professionista, per esempio un commercialista, un avvocato, che è formato in quell'ambito, che ha cioè tenuto dei corsi di formazione ed è stato inserito nell'albo degli OCC, organismi di composizione della crisi. Qual è il beneficio di questa legge salva suicidi? Che è possibile veramente, con questi pochi passaggi, risolvere i propri problemi con i propri creditori, quindi non solo con il fisco, ma anche con i creditori privati. E come si può concludere l'iter di questa legge numero 3? Si può concludere con tre strumenti a disposizione del debitore. Il primo strumento è il piano del consumatore. Il piano del consumatore è un piano che non ha necessità del consenso dei creditori. Quindi i creditori non possono intervenire e dire no, a noi non ci sta bene. Prevede una sorta di ristrutturazione del debito attraverso un pagamento saldo e stralcio della debitoria. Se la debitoria, facciamo un'ipotesi, è di 100.000 euro, potrebbe esserci il pagamento di un saldo a stralcio, per dire di 50.000 euro, e una parte può essere pagata in maniera rateale, rateizzata. E ogni tribunale italiano ha stabilito un minimo e un massimo. Si possono superare anche 5 anni. Quindi la rateizzazione può andare fino a 7 anni. È una buona notizia da questo punto di vista. Questo è il primo strumento, si chiama piano del consumatore. Il secondo strumento è l'accordo di ristrutturazione. L'accordo di ristrutturazione però ha una condizione sine qua non, ossia che i creditori siano d'accordo per il 60%. Bisogna vedere quanti ne sono i creditori e ci deve essere dalla parte loro, dei creditori, un consenso. In questo caso diciamo che il filtro dell'OCC e del tribunale è meno stringente, cioè non si va a vedere il minimo cavillo, c'è una maggiore duttilità. È più frequente quindi che ci sia l'accordo di ristrutturazione rispetto al piano del consumatore. Diciamo che il piano del consumatore deve essere motivato bene e io consiglio, quando si deposita il ricorso, di specificare punto per punto quali sono le debitorie, quali sono le ragioni che hanno portato il soggetto a una crisi di sovraindebitamento. L'ultimo strumento, e concludo, è la liquidazione dei beni, cioè liquidare il proprio patrimonio. In questo caso il tribunale nominerà un liquidatore che venderà il proprio patrimonio, che può essere un bene immobile, una casa, un terreno, per pagare i debiti. Quindi è in questa maniera liberarsi del tutto da una debitoria. Quindi ricordatevi che se avete dei debiti e siete un consumatore, un'azienda agricola, un imprenditore non fallibile, o un professionista, potete avvalervi di questa legge salva suicidi, ripeto, la legge numero 3 del 2012, rivolgendovi a un avvocato e sicuramente avrete soddisfazione da questo punto di vista. Ciao, sono Giulio Curatella, consulente creditizio specializzato nei mutui casa. Se hai un progetto immobiliare da finanziare e stai cercando informazioni sui mutui casa, oggi voglio parlarti delle polizze assicurative legate ai mutui. L'errore più grande che commette la stragrande maggioranza delle famiglie che intende ottenere un mutuo è quello di concentrarsi esclusivamente sul tasso di interesse. In realtà la scelta del mutuo dovrebbe prendere in seria considerazione molti altri aspetti, tra cui quelli assicurativi rappresentano una priorità assoluta. Quando si parla di polizze legate ai mutui, la prima polizza che viene in mente è la classica scoppio e incendio. La prima cosa che devi sapere su questa polizza è che in caso di sinistro il beneficiario non sei tu, ma l'istituto di credito. Questo tipo di polizze prevede infatti un vincolo a favore della banca. Oggi però non voglio
voglio concentrarmi sulle polizze scoppio incendio, ma piuttosto voglio parlarti delle polizze vita legate ai mutui. A questo punto, prima di qualsiasi altra cosa, devi sapere che tra te e l'istituto di credito esiste un enorme conflitto di interesse, ovvero nella stragrande maggioranza dei casi le polizze sottoscritte in banca hanno come beneficiario l'istituto di credito e non la tua famiglia. Come puoi immaginare, l'interesse della banca è quello di venderti una polizza al costo più alto possibile, con un vincolo a favore della banca, facendoti pagare un premio unico anticipato a copertura di tutta la durata del mutuo. Quindi vai a pagare tutto anticipatamente. Inoltre, se non hai la possibilità di anticipare questa cifra enorme, ti potranno anche proporre un ulteriore finanziamento che peserà ulteriormente sul tuo budget familiare. La terribile verità è che la stragrande maggioranza delle famiglie italiane non dovrebbe fare un mutuo perché non può permetterselo. Il credito non è per tutti, il credito non è mai per tutti. Non pensare nemmeno per un secondo di fare un mutuo senza abbinare anche una polizza vita che protegga la tua famiglia. Quello che devi metterti in testa è che se non puoi permetterti una polizza vita, non puoi permetterti neanche un mutuo. Se pensi di non avere i soldi per la polizza vita, non pensare di fare un mutuo. Stattene tranquillamente in affitto e non ti preoccupare. La polizza più importante quando si fa un mutuo è la polizza vita. Fidati. Ovvero sto parlando di un'assicurazione in grado di tutelare la tua famiglia in caso di decesso. Questo è lo strumento perfetto per scaricare su un terzo, ovvero sulla compagnia assicurativa, il rischio di una disgrazia che può distruggere realmente la tua famiglia in qualsiasi momento. Nemmeno al mio peggior nemico consiglierei di fare un mutuo senza una polizza vita. Lo dico ancora, fidati, è così. A questo punto sicuramente vorrai sapere come calcolare l'importo esatto per proteggere davvero la tua famiglia. Quello che semplicemente sto cercando di spiegarti è che se ti dovesse capitare una disgrazia, la tua famiglia non si troverà in difficoltà solo per pagare le rate del mutuo, ma anche per cose più semplici come fare la spesa, pagare le bollette e vivere la quotidianità. Come ben sai, non si tratta solo di affrontare un serio problema economico, ma anche di affrontare un enorme problema psicologico ed emotivo. Una disgrazia, un lutto hanno un impatto emotivo davvero devastante. Quindi a questo punto prendi carta e penna e scrivi subito la formula davvero perfetta per proteggere realmente i tuoi cari dalla perdita del capo famiglia. Ecco, fai la media degli ultimi 2 anni del tuo reddito annuo netto. Moltiplica il risultato per 3 e aggiungi l'importo del mutuo. Sottrai tutti i tuoi risparmi ed otterrai l'importo che devi assolutamente assicurare per proteggere davvero i tuoi affetti e prenderti cura di loro. I tuoi eredi, la tua famiglia, se dovesse capitarti qualcosa di irreversibile, una disgrazia, un decesso, devono essere orgogliosi e grati per come hai lasciato le cose e per come ti sei preso cura di loro dopo di te. Senza condannarli ad un destino infernale, senza rovinargli la vita, senza lasciarli pieni di debiti sotto un ponte con una casa all'asta perché non sono riusciti a rimborsare puntualmente le rate dopo che sei venuto a mancare. Fare un mutuo è qualcosa di davvero bello, importante e meraviglioso, ma bisogna considerare e ponderare tutti i rischi e scaricare questi rischi su qualcun altro. A questo punto voglio fissare 7 punti fermi irrinunciabili. Non fare le polizze proposte dalla banca. Non rateizzare le polizze con un finanziamento proposto dalla banca. Il beneficiario della polizza deve essere il tuo coniuge. Fai una polizza a capitale costante e non una polizza a capitale decrescente. Non assicurare solo l'importo del mutuo, ma una somma che consenta alla tua famiglia di andare avanti per almeno 3 anni dopo il decesso. Se c'è un portatore di reddito, va assicurato solo lui. Invece, se in famiglia lavorate in 2, bisogna assicurare
proporzionalmente entrambi. Per scegliere una polizza, rivolgerti ad un consulente indipendente. Ecco, questi sono i 7 capisaldi per scegliere la polizza perfetta per le tue esigenze. A questo punto, siccome sei una persona sveglia ed intelligente, ti è chiaro che per scegliere una soluzione davvero perfetta per la tua famiglia hai bisogno dell'aiuto di un consulente indipendente che ti aiuti a confrontare in un unico appuntamento le soluzioni proposte dalle varie compagnie assicurative. In questo modo puoi trovare la soluzione perfetta per le tue caratteristiche ed esigenze e che ti calzi a pennello come un abito su misura. La figura più qualificata in Italia per offrire questo tipo di servizio è quella del consulente creditizio specializzato nei mutui casa. Questa figura professionale, infatti, oltre ad aiutarti a negoziare le condizioni migliori per il tuo mutuo, sarà anche in grado di aiutarti a scegliere la polizza perfetta di cui in questo momento hai davvero bisogno. Se cerchi maggiori informazioni su mutui e polizze, ti consiglio di correre subito sul blog www.mutuovincente.com. Non vedo l'ora di aiutarti a realizzare un progetto immobiliare di estremo successo. Ti aspetto, grazie, ciao e a presto!